Buongiorno a tutti, eh, spero mi sentiate, mi sentiate bene, benvenuti. Eh, oggi abbiamo uh, Samuele Massolo, che è un altro nuovo acquisto del Palermo. E, eh, comincerei con le domande. Eh, Fabrizio Vitale, se vuoi cominciare tu. Aspetta che non ti sentiamo. Prova. Adesso mi sentite? Sì, ora sì. Eccoci. Mi sentite? Sì, sì. Ok. Ciao Samuele, benvenuto. Fabrizio Vitale, la Gazzetta Lotto Sport. Ciao Gaetano. Eh, la prima domanda è eh, come è nata questa trattativa col Palermo, quando è nata e soprattutto se te l'aspettavi. Innanzitutto, buongiorno a tutti. Eh, la trattativa com'è nata? La trattativa è nata... Eh, Grazie a mister Filippi che io ho già avuto la fortuna di, di avere comunque come allenatore a, a Lentella e diciamo che insomma ci eravamo sentiti che gli, gli avevo fatto l'imbocca al lupo per eh, i complimenti per, eh, per la riconferma sulla panchina del Palermo e, e niente insomma da cosa è nata cosa e, e insomma adesso sono qua. E se me lo aspettavo ti rispondo sinceramente di no perché comunque... Vengo da due anni dove non ho giocato molto e, e quindi, insomma, eh, una chiamata del Palermo non me la sarei aspettata assolutamente. e Infatti, quando mi è arrivata neanche ci credevo. E, però sono, sono molto felice di essere qui ora. Senti, è stato detto tra le righe che il tuo arrivo è stato eh, propiziato per alzare un po' l'asticella eh, livello. Eh, tecnico in porta, dal momento che tu comunque hai prevalentemente vissuto una carriera da secondo, hai eh, delle velleità di poter finalmente dimostrare che magari puoi anche essere un primo? Ma guarda, Come hai fatto in quelle partite... Sì, quelle sì, sì, sì ti, rispondo, ti rispondo subito, guarda, io ti dico, ehm, per il carattere che ho io, ehm, il mio obiettivo è sempre di allenarmi al massimo eh, durante la settimana. E, e di cercare di farmi trovare pronto è normale che giocare fa piacere a tutti però ci sono delle gerarchie da rispettare e, e io come ti ho detto cerco di, di allenarmi e, e, e di farmi trovare pronto perché alla fine il lavoro paga sempre grazie grazie a te sì, buongiorno Gaetano e benvenuto Samuele io grazie. partirei appunto dagli ultimi due anni come, come dicevi tu, in cui hai giocato poco, mh, ti aspettavi dopo l'ottima stagione, l'ottima prima parte, di stagione avuta all'entella con Boscai e Filippi? Ti aspettavi queste due stagioni in cui non hai potuto trovare spazio? E soprattutto adesso, dopo due annate così, con che stimoli ti presenti a Palermo, dato che dovrai giocarti il posto con Pelagotti? Intanto, ciao, e allora, eh, sicuramente dopo, dopo la nata dell'Entella dove comunque avevo giocato per, per metà del campionato alla fine e comunque era finito con una vittoria di, di una Serie C, che quindi insomma è, è una cosa abbastanza importante. Ti dico la, la verità, sinceramente non mi aspettavo di, di rimanere alla fine, ero rimasto quasi sen, cioè, senza squadra, ero rimasto là, ma allenavo, ma ero come se fossi fuori rosa, e, e quindi insomma di conseguenza poi negli anni. Eh, fai fatica perché poi è andata la San Benedettese, avevo iniziato a giocare, poi era venuto il Covid. Quindi, alla fine, quando devi, devi cercare squadra, vanno a vedere le presenze, soprattutto per un portiere. E, e arrivo qua con dei grandissimi, sti con dei grandissimi stimoli perché, perché, per me, questa è un'opportunità incredibile e, e devo cercare di sfruttarla eh, nel, nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda invece gli obiettivi di squadra, reputi che questo gruppo sia già focalizzato sulla possibilità, non dico tanto di migliorare i risultati dell'anno scorso, ma di lottare per i vertici della categoria? Ma sicuramente, eh, vedendo comunque l'ossatura della squadra rosa, eh, il Palermo può competere per, per degli obiettivi importanti. E sicuramente il girone C, che io non ho mai fatto, è un girone probabilmente il più difficile eh, della serie C italiana ed è un girone eh, è come se fosse una B2, quindi ci sarà da combattere, ma, ma noi cercheremo comunque di, di fare eh, il meglio eh, insomma fare il meglio che si può fare il meglio di noi sì. grazie, Antonio salve Samuele, benvenuto al bocca al lupo. Una curiosità, correggimi se sbaglio, sei stato compagno all'entella di Nikita Contini, no? Al tuo esatto, sì, di... sì, ah, sì, esatto. Guarda, ho anche una certa somiglianza, scusami anche da un di Abbiamo i capelli <ride> uguali. <ride> chiedo se vi siete sentiti se per quanto riguarda il ruolo del portiere c'è anche lui tra i tuoi punti di riferimento. Grazie. Ma guarda, con Nikita ci siamo sentiti che non è tanto e, e niente, con Nikita avevamo un bellissimo rapporto, e lui è un portiere, ora è rimasto a Napoli. E lui, detto sinceramente, è uno dei portieri più forti con il quale mi sono, mi sono allenato. E, e niente, insomma, spero che, che riesca anche a, a fare un po' un, un esordio in Serie A, qualcosa perché secondo me se lo merita. Ti ha dato dei consigli per quanto riguarda la tua esperienza a Palermo? Eh, no, no non l'ho ancora sentito, però lo sentirò. Sì, grazie. Ciao Gaetano, ciao Samuele, ciao. Eh, benvenuto a Palermo anche se in questo momento no, tecnicamente non sei a Palermo. Eh, faccio una domanda simile però eh, prendendo come punto di riferimento Pelagotti, cioè hai parlato con Alberto che praticamente è uno dei leader anche a livello di spogliatoio, uno dei più socievoli e in, cosa ti ha detto in generale per ora con chi è legato in questi giorni? Grazie. Allora con Alberto, ciao innanzitutto, eh, con Alberto eh, diciamo che Alberto è stato uno dei primi che ho, che ho, che ho conosciuto arrivando qua anche perché siamo, siamo in stanza... Insieme e niente, sicuramente è un, ragazzo, è un ragazzo strepitoso. Secondo me, per quel che ho visto ora, e di Palermo mi ha detto quello insomma, quello che, quello che sappiamo tutti: che è una piazza, è una piazza focosa, una piazza che ti dà tanto. Comunque, una piazza che eh, potrebbe stare benissimo in Serie A, e come c'è già stata, infatti. E per quanto riguarda insomma, la parte tecnica, eh, Alberto sicuramente no, non devo presentarlo io. È un portiere che ha fatto la serie A, un portiere che ha fatto la serie B. Quindi io ho solo che, impar solo che da imparare da lui e, e cercherò comunque di mettermi a disposizione. C'è un'altra domanda di Fabrizio Vitale. Sì, sentite? Sì. Volevo solamente chiedere a Samuele se eh, conosceva già alcuni dei, di questi suoi nuovi compagni del Palermo, se c'era qualcuno che aveva incrociato o conosceva Extracampo. Allora, io conoscevo già Gregorio Luperini che avevano giocato insieme nella primavera della Samp. E anche con Max Doda, lui è più piccolino, però me lo ricordo che era ai allievi della Samp. E, e poi, insomma, a livello di nomi conoscevo un po' tutti. Bene, bene, conoscevo solo loro due, però a nomi conoscevo praticamente tutti. E poi l'ultima per me, eh, avevi visto Filippi in versione di secondo all'entella, adesso lo stai ritrovando in versione di primo allenatore, in quella che sarà la sua prima esperienza all'inizio stagione, hai colto delle differenze, l'hai trovato eh, differente in alcune cose? Ma guarda, sicuramente il mister è sempre stato una persona eh, molto carismatica e, e l'ho ritrovato così, così com'era e, e secondo me con lui ci potremo togliere delle grandi soddisfazioni. Grazie. Grazie. Ci sono altre domande? Scusate, ci sono altre domande? Possiamo salutare Samuele allora. Grazie mille. Grazie mille a tutti.